Appassionati e collezionisti, ben ritrovati sul canale. Io sono Gom e vi do il benvenuto, o meglio, il ben ritrovato, visto la mia lunga assenza. E ritorno con il botto. Sì, perché è il momento di FIFA World Cup Qatar 2022. Questo che hai davanti è lo starter pack dell'album Panini con le 5 bustine allegate. Ovviamente il prezzo è di 4,90 euro e si può trovare tranquillamente in tutte le edicole. Resta quindi che divertirci e andarci a spacchettare tutto questo ben di Dio. Ovviamente il mio invito è quello di iscrivervi al canale e attivare la campanellina e di seguirmi su Instagram gom.tales. Ovviamente vi lascio tutto in descrizione. Ed eccoci qua con lo starter pack aperto. Abbiamo le nostre 1, 2, 3, 4, 5 bustine che apriremo in seguito e il nostro bell'album davanti. Posso azzardare a dire che, a mio gusto personale, questa copertina è una delle più belle degli ultimi mondiali. Bellissima anche al tatto e pare di ottima, ottima fattura. Andiamo quindi a vederla all'interno. All'interno si presenta un po' come tutti gli ultimi album dei mondiali, i vari loghi, i vari stadi e il pallone ufficiale di gara, il calendario di questo mondiale con ancora una volta l'assenza della nostra Italia, un po' di pubblicità. Questo è il lap del sticker digital album, secondo me è molto interessante, anzi in descrizione vi lascio l'ID e la password per poter entrare nel mio gruppo in modo da poter così completarlo tutti insieme. Abbiamo la possibilità come sempre di avere la nostra figurina ufficiale. Ah, questa è la novità di quest'anno, non ci saranno più le Coca-Cola per la versione italiana ed standard. Quella in poche parole con la copertina bianca e bordeaux, ma ci sono queste extra sticker che sono 20 divise tra rookie e legends. Queste figurine, diciamo, hanno 4 tipologie diverse: hanno la base, hanno il bronze, il silver e il gold. Ovviamente, più si va a tendere al gold, più è difficile ottenere questa sticker. Chissà che non la troveremo proprio oggi con il nostro starter pack. Riferimenti sempre all'Adrenaline XL che non porterò su questo canale e un po' ancora di pubblicità. Questa invece è la pagina principale di tutte le varie squadre. Cosa che non mi piace è questa numerazione. Sempre le tre lettere iniziali della nazione e dall'1 a 20, quindi avremo 20 sticker per ogni nazionale. Detto questo, andiamo avanti. E abbiamo l'Olanda, l'Inghilterra, ovviamente divisi per gruppo. Andiamo a vedere se c'è qualche cos'altro. Magari ecco, verso metà si fa sempre riferimento. Ecco sì, alta velocità. Prossimo anno FIFA Women's World Cup Australia e New Zealand. Quindi anche questo si preannuncia un ennesimo album Panini. E nulla, si va avanti fino ad arrivare, andiamo a vedere se, ecco, verso la fine cosa abbiamo? Uruguay, Repubblica Ceca, ok. The timeline of FIFA World Cup, ovvero mi pare di capire, sì, tutte le squadre finaliste dal primo mondiale vinto dall'Uruguay fino all'ultimo che è della Russia, che è proprio questa qua che è della Russia, vinto dalla Francia. L'Italia è presente nella sua versione, diciamo nel 2006, non sticker, ma molto probabilmente, esatto, abbiamo questa, se non sbaglio dovrebbe essere 82 e... Ok, abbiamo anche l'Italia, vabbè, questa qua non è adesiva, ma questa sì, quindi avremo due figurine della nazionale italiana da poter attaccare a questo album. Ultima pagina, no, non è l'ultima, scusate, abbiamo tutte le squadre
del mondiale e un piccolo riferimento ai records. Vedo ancora anche qua in Italia abbiamo Maldini come, scusate, non riesco a leggere, come il giocatore con più presenze. Ovviamente, scusate, sono cieco, quindi non era più presenze, ma con più minutaggio durante. Zoff come il giocatore più anziano in una finale mondiale. Bellissima anche quest'ultima pagina. E niente, ragazzi, ci resta che... Ah, giusto precisare che questa versione qua dell'album è la versione senza prezzo. Abbiamo quindi al momento in Italia tre tipi di album differenti per i vari collezionisti, quelli proprio più maniacali. Abbiamo la versione senza scritta di alcun prezzo, abbiamo la versione omaggio che ha offerto la Gazzetta settimana scorsa, quindi sarà scritto il prezzo con sopra omaggio, sia la versione classica dedicola con il prezzo che dovrebbe girarsi intorno ai 2 euro. 1 euro invece le bustine composte da 5 figurine che adesso andremo ad aprirci. Ed eccoci finalmente al momento tanto atteso, andremo ad aprirci le bustine di questo album Qatar 2022. Ok, ci siamo. Allora, iniziamo subito con Modric, Irvine, Danilo Pereira, Cillessen e Glick. Come sempre, come detto prima, abbiamo 5 bustine, scusate, 5 figurine. Allora, la qualità non mi fa impazzire, visto che si piega molto facilmente, siamo molto di bassa qualità. L'idea che ti dà è anche che le sembra più piccola rispetto alle varie classiche figurine dei mondiali, invece mi pare... Ora non so, dopo andremo a vedere se ho una figurina vecchio album Panini Mondiali, ma secondo me come dimensioni mi sembrano molto uguali. E infatti questa è una figurina del Brasile 2012 e questa è del Qatar. Se andiamo a sovrapporle, possiamo vedere come la figurina è esattamente della solita dimensione, seppur qualitativamente no, un po' di diversità. Qualità non mi piace, la grafica purtroppo non mi piace, quindi niente che dire. Noi andremo comunque ad aprirci queste altre quattro bustine, andremo a ovviamente completare l'album, però su questo aspetto la Panini ha un po', a mio avviso, cannato abbastanza. Andiamo quindi a aprirci la nostra seconda bustina, stando attento a non romperla, visto la qualità abbastanza scadente a mio avviso. Abbiamo Venegas, Varane, ho preso una, Herrera, King e Laporte per la Francia. Quindi ancora nessun campione, ma questo non ci frena dalla voglia di spacchettare. Cos'altro? Guardiamo che abbiamo Estrada dell'Ecuador, Edison Cavani, Joe Morrell e Jae Sung Lee e Chris Menfa. Magari scusate eventualmente se sbaglio pronuncia, ma alcuni giocatori potrebbero chiamarsi in modo differente. Abbiamo la nostra prima squadra che è il Senegal, Matteo Kovacic, oh, una Francia, quindi qua la Francia 98, quindi il campione del mondo nel 98. Sabri e Harry Maguire. Andiamo a aprirci l'ultimo pacchetto. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Abbiamo Msanki, Alexander Arnold, Marcelo Brozovic, Brozovic, nuovo giocatore dell'Inter. Ah, giocatore del Brasile e Gruezo.
Quindi niente campioni. Le figurine, come ho detto, non sono così belle, possiamo dire tranquillamente. La differenza, giusto per dire qualche cosa in più sulle figurine, abbiamo tre diversi tipi di album e di figurine. Abbiamo la versione, quella standard, che è questa con il bordo blu. Poi abbiamo la versione Oryx uscita in Svizzera con il bordo bordeaux e l'album dai colori invertiti. E poi abbiamo la versione internazionale con lo sfondo arancione, e ovviamente l'album con l'arancione al posto del bianco. E niente, che dire, siamo arrivati alla chiusura di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente, come sempre, io vi invito a seguirmi sul canale, a seguirmi sui vari social, ovviamente Instagram, gom.tes, e non ci resta che salutarci. Ciao ragazzi, alla prossima!